Siamo qui con Marco Vigarani, il nostro Marco Vigarani, a pochi minuti dall'inizio della partita. Marco, sensazioni per questo Bologna-Torino? Ma io penso che potrebbe essere una partita divertente, innanzitutto, perché le squadre hanno due modi di giocare molto diversi, ma che non si accontenteranno del pareggio. Quindi penso che l'importante sarà divertirsi. Poi, ovvio che speriamo vinca il Bologna, sarà divertirsi, dai! Siamo qui con Giovanni a pochi minuti prima della partita. Giovanni, sensazioni, si può vincere stasera? Sicuramente. 3, 2, 3. 2, 3, 0. 0. Sì, sicuramente. Ma io direi che, visto che la squadra è al completo, si potrebbe vincere. Ma al Torino, perché là abbiamo perso, a Torino abbiamo perso. Dunque qui sono convinto che ci si possa riscattare. E in caso di 3 punti sarebbe salvezza matematica o bisognerebbe comunque lottare fino alla fine? Ma io secondo me se il Bologna stasera dovesse fare 3 punti, praticamente 36 e 3,39, praticamente siamo già salvi, via, perché basta un qualche pareggio, poi se viene fuori una vittoria tanto meglio, però secondo il mio punto di vista se stasera dovesse vincere... Sarebbe fatta, diciamo. Sì, praticamente sarebbe fatta. Beh, se ci sono 3 punti stasera, secondo me siamo a posto. Sperando che poi il Bologna non si plagi e continui a giocare. 3 punti comunque siamo avanti. La salvezza, secondo me, è già acquisita da un po'. E adesso, vabbè, ovvio, il discorso della matematica lo facciamo tutti gli anni, quindi è giusto fare anche quest'anno e Pioli fa bene a dire abbiamo 40 punti e poi ci pensiamo. Però la salvezza è cosa già acquisita quest'anno, quindi fare 3 punti adesso vuol dire alzare l'asticella, come diciamo tutti gli anni, e speriamo anche di iniziare a fare. Ecco, invece, sempre dal tuo punto di vista, quanto pesa l'assenza di Perez? L'assenza di Perez è molto pesante, però considerando che potremmo doverci fare l'abitudine d'ora in avanti, è anche giusto vedere le alternative, quindi vedere come sta crescendo Crin, adesso pazienza... È infortunato, quindi non ci sarà, magari nel secondo tempo di anche Guarente in campo, capire se abbiamo già in casa l'alternativa o se dobbiamo andare sul mercato.